Mister Paolo Indiani, al nostro microfono, beh, la prima parola che mi viene in mente è peccato. Io direi invece orgogliosi di quello che abbiamo fatto e della bellezza che abbiamo dimostrato. Immaginiamo cosa poteva venire fuori 11 contro 11, perché veramente quella disattenzione l'abbiamo pagata veramente cara. Ma i primi 25 minuti credo che erano già stati indicativi in tal senso. Poi anche con l'inferiorità numerica abbiamo continuato e sembrava davvero non fossimo in inferiorità numerica. Questo è molto bello. Questo comunque è, diciamo, basta sottolineare la qualità tecnica della sua squadra che, diciamo, è un palmo superiore rispetto a Livorno, diciamocelo pure. Ma io non so, io sono estremamente orgoglioso della mia squadra, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'impegno, dell'agonismo. Oggi veramente abbiamo corso come se fossimo 12 invece di 10. E questo se non sei gruppo, se non sei squadra, se non vai al di là dell'ostacolo e della difficoltà di oggi, perché 25esimo contro una grossa squadra mette 0-1 in inferiorità numerica, se non sei la perdi di brutto, invece, anzi, l'abbiamo finita forse meglio noi di loro. Diciamo che forse l'Arezzo ci è uscita veramente più forte da questa partita per come è andata, per come è finita. Adesso siete veramente convinti, potete essere convinti che siete tra le migliori in assoluto della categoria del girone. Credo sia proprio questo il punto, è proprio questo, certo. L'ho detto ai ragazzi subito, la partita di oggi ci deve dare ancora più convinzione, più forza, più determinazione, perché se in uno o meno fai una partita del genere alla pari, se non meglio del Livorno, in vantaggio, in superiorità numerica, significa veramente sei. Cioè, continua questo tormentone del calcio di rigore, mister. Meno male oggi abbiamo fatto su ribattuta. E boh, speriamo, vediamo se si trova qualche altro interprete. Settembrini, allora, da te vogliamo subito sapere se guardi al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. È ovvio, penso che la dimostrazione l'abbiamo data, bicchiere mezzo pieno, e credo che oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra con degli attributi, con dei valori che né quelli nessuno ce li toglie a livello tecnico-tattico, che l'abbiamo anche dimostrati, e oggi abbiamo dimostrato di avere un altro lato, ecco, che è importante anche quello in queste categorie. Penso che oggi l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo dimostrato sia a noi che al pubblico, ma penso anche ai nostri rivali, se vogliamo, oddio, anche la Pianese, bisogna dimostrarla anche a loro, perché non l'hanno magari vista, non lo so, però a loro, a Livorno, abbiamo dimostrato sicuramente, insomma, che i nostri valori, ecco. Anche in 10 l'Arezzo ha sempre fatto la partita. È quello, appunto, in 10, uno in rigore, uno in meno, 1-0 per loro, penso che tante squadre sarebbero demoralizzate o comunque un po' rassegnate. Invece siamo stati, penso, una squadra che non sembrava che fossimo uno in meno, e alla fine abbiamo riacciuffata. Secondo me potevamo anche vincere, poi magari, ecco, alla fine, presi dalla foga, sì, dovevamo stare magari, non abbiamo rischiato, però magari il calcio è strano. Quindi dovevamo anche un pochino stare più attenti, però ecco la foga che abbiamo messo, la voglia che abbiamo messo agli ultimi per cercare di vincere la partita, penso sia emblematica di questa squadra. Anzi, ti dico che alla luce della condizione anche fisica che traspariva dalle due squadre, no? Alla fine delle occasioni che l'Arezzo ha avuto e il Livorno no, a parte il rigore, un altro tiro di Frati, insomma, c'è tanto rimpianto per questo pareggio, per questa partita che poteva andare in un altro modo. Sì, io penso che il rimpianto c'è, però credo che già abbiamo dimostrato a noi stessi che siamo, dai, che siamo lì non a caso. E sì, potevamo vincerla alla fine, nel calcio ormai succedono queste cose, di vincere anche in uno o meno. Però io penso che è più una vittoria, ecco, che un pareggio questa partita qua. Sul rigore ci spieghi cosa è successo? C'è stato anche, sembrava autogol, no, il gol è tuo, sì, Sì, questo m'hanno è quello che fermava. cioè, ho fatto mezza scivolata, ribattuta, l'ho tenuta là e mi ha un po' colpito. Anzi, secondo me c'era un altro mezzo rigore, se non avessi fatto gol, però mi ha colpito il piede, un po', insomma, un po' di. Però l'importante era che entrasse, dai. Ora, a parte il rigore sbagliato che mi gira un po' le scatole, però l'importante era quello. Un'ultima cosa per quanto mi riguarda, hai detto qualcosa a Trombini per consolarlo di quell'errore che poteva, no, marchiare la partita. Sì, l'ho detto quando alla fine è venuto in campo con noi, ho detto di star tranquillo che è forte, errori capitano, ma noi sbagliamo tante volte, passaggi, gol, lui ha sbagliato il primo errore che fa quest'anno, quindi gli ho detto di star tranquillo che
che è tutto, siamo tutti con lui ovviamente, anzi, sono cose che capitano.